I 60 milioni vanno in parte qui. È stato individuato il progetto, quello che abbiamo presentato l'altro giorno insieme ad altri progetti, come quello sulla ricerca della materia oscura, con le conseguenze e ricadute industriali che ci sono, che è uno dei progetti principali che questo territorio e questa regione ha a tiro, finanziato anche con i soldi del terremoto. È stato individuato questo come un progetto che il governo seguirà in prima persona. Terzo, c'è stata l'assunzione piena di responsabilità per quanto riguarda il completamento dell'iniziativa legislativa che sistema il Gran Sasso Science Institute per i prossimi anni. Poi in Parlamento la senatrice Pezzopane, il Ministro e il Presidente del Consiglio hanno con lei concordato il modo per sistemarlo. Quindi, dal punto... Di politica economica si è parlato? No, non in generale, se non appunto per questa idea che noi abbiamo trasmesso, cioè che con i soldi della ricostruzione, vorrei ricordare a tutti che questo governo ha messo 6 miliardi di euro, cosa che nessuno prima aveva fatto, che con quei soldi la ricostruzione materiale sta andando avanti con tutte le difficoltà che volete, ma indubbiamente lui è rimasto molto colpito dal numero di gru, ma soprattutto quanto possa diventare efficace la scelta di disporre il 4% a favore della ricostruzione economica, cosa per la quale... Ha scelto lui le tappe, Walter Tosto e questa dell'istituto. Walter Tosto è un imponente imprenditore, ovviamente il suo target va anche oltre, se ne parla anche a New York. Gli avete chiesto perché ha scelto esattamente questi due obiettivi? Beh, ha scelto questi due obiettivi, direi che anche, di questo laboratorio si parla a New York, perché lui oggi sta qui non semplicemente per parlare di Abruzzo, utilizza l'Abruzzo per parlare d'Italia. E quindi va in due luoghi simbolici che sono questo laboratorio e una grande azienda che possono testimoniare che questo nostro paese è un paese fatto di tanti problemi, di tante criticità, però anche di tanti asset positivi. Io direi a tutti gli abruzzesi che insomma, il fatto che abbiamo una regione con i problemi che ha, che però ha al proprio interno questi ed altri importantissimi elementi industriali e di ricerca di carattere nazionale e internazionale, per tutti noi dovrebbe essere un motivo di riflessione, di orgoglio e di lavoro.